L'indebolimento dell'efficacia della consulta mette a rischio la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Polonia. Dopo quasi 2 mesi di analisi è arrivato il parere della Commissione di Venezia, l'organismo del Consiglio d'Europa chiamato a esprimersi sulla riforma della Corte Costituzionale avanzata dal neogoverno polacco di Beata Szydło. Secondo l'organismo il testo viola i principi democratici, parere che seppur atteso è stato prontamente criticato dal governo di Varsavia. Siamo pronti ad accogliere tutte le osservazioni in modo razionale. Alcune delle raccomandazioni fatte cedono però ai limiti di competenza della Commissione di Venezia e non apportano nessuna novità al dibattito in corso. Il parere della Commissione di Venezia era stato richiesto dalla Commissione europea che a gennaio ha avviato per la prima volta nella storia dell'Unione un'indagine sul rispetto dello Stato di diritto in Polonia, i cui risultati saranno resi noti dopo Pasqua. Dallo scorso ottobre, dopo la vittoria elettorale del Partito Nazionalista di Diritto e Giustizia, la Polonia vive settimane di manifestazioni e proteste. A preoccupare Bruxelles non è soltanto il rispetto della separazione dei poteri, ma anche la libertà di informazione nel paese, oggi minacciata.